Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Il progetto di Edipo Re nasce in collaborazione con l'Accademia DAS, Danza, Arte e Spettacolo, diretta da Clelia Caiati, una ballerina professionista della nostra città di Bitonto, che ha voluto investire in questa struttura professionale, semiprofessionale, che forma allievi di danza, di canto e anche di recitazione. Abbiamo scelto di voler introdurre anche e di coinvolgere alcune persone della sua accademia per mettere in scena qualche azione in pausa in termini teatrali, quindi parliamo di alcune coreografie che hanno intervallato diciamo le scene e che hanno tra virgolette alleggerito la pesantezza ipotetica, nel caso in cui ce ne fosse, di uno spettacolo così tanto tragico e così tanto importante come quello di Sofocle che andiamo a mettere in scena. Sono stata una ballerina professionista in molte compagnie teatrali di balletto e di musical. Attualmente sono la direttrice artistica dell'Accademia DAS Danza Arte Spettacolo di Bitonto, una realtà formativa sia per la danza che per l'avviamento al musical in una piccola città come Bitonto, ma insomma già una grande realtà, vanta già di numerosi allievi che hanno già spiccato, molti di loro, di cui molti di loro hanno già insomma spiccato il volo. Questa collaborazione nasce appunto da un'amicizia che si è creata tra me e Nicola Napoli, nonché con tutta la famiglia Napoli. Nicola è stato anche allievo della nostra accademia per 2 anni, faceva il corso di avviamento al musical nella nostra scuola e appunto loro mi hanno proposto di collaborare attivamente con la mia associazione, quindi con la mia scuola, con le mie coreografie e con i miei allievi a questo meraviglioso progetto, appunto questo spettacolo che si intitola Edipo Re. È stato molto interessante perché chiaramente diciamo è stato bello integrare appunto la danza contemporanea con la danza classica, rivisitando appunto delle coreografie, perché molti di voi non sanno che comunque le prime forme di danza appunto si sono avute nel teatro greco, le prime forme di danza che chiaramente non erano equivalenti alla danza classica, però le prime forme di movimento scenico si avevano appunto nel teatro greco, quindi è stato bello rivisitare appunto queste forme, queste primordiali forme di movimento scenico, attualizzandole sempre di più con dei movimenti tratti dalla danza contemporanea, nonché alcune coreografie come quelle delle ancelle, diciamo da libero spazio anche alla tecnica classica che ovviamente i nostri allievi studiano. Allora, mi ha fatto molto piacere vedere insomma nei mattinè tantissimi giovani, magari alla loro prima esperienza in un teatro, nella visione di uno spettacolo, vedere veramente questi giovani coinvolti da uno spettacolo così impegnativo quale una tragedia greca. Quindi veramente mi ha fatto piacere, perché vuol dire che c'è una speranza che la cultura possa insomma essere il futuro per tanti giovani. Ci tengo insomma a dirvi questa cosa, perché molti pensano insomma che per fare l'artista, l'attore, il cantante, il danzatore bisogna necessariamente andare fuori o avere tanti soldi. Non è assolutamente vero, ci sono tante associazioni che danno la possibilità ai giovani con poco di realizzare questi sogni, e noi appunto la compagnia Res Ludica e l'associazione Accademia DAS sono la prova vivente che insomma questo può accadere. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.